Gizmo, Merlino, dove siete? Ciao Merlino, che ci fai lì sul tavolo? Che cosa è successo qua, Merlino? Popcorn, merendine, snack. Sei stato tu, Merlino? Merlino, sei stato tu a prendere queste cose dalla cucina? Dov'è Gizmo? Vitale! Vitale! Vieni subito qui! Arrivo! Che è successo? Che cosa stavi facendo? Stavo lavando i piatti. Guarda che cosa ho trovato qua nel tavolino della TV! Qualcuno ha mangiato questa notte! È pieno di popcorn, snack, merendine. Qualcuno ha mangiato di nascosto stanotte. Sei stato tu, vero? Guarda, è Merlino che si sta mangiando tutti i popcorn. Sì, ma Merlino non può aprire il cassetto della cucina. Come ha fatto? Oh, forse l'hai fatto tu ieri, non ti ricordi? Mi sembra che stai cercando una scusa per quello che hai fatto tu. E cioè andare in cucina, aprire il cassetto e mangiare tutto di nascosto. E poi hai pure lasciato le prove qui. Se non sei stato tu, allora che cos'è questa? Tracce di cioccolato! Cosa stavi facendo? Sto mangiando un po' di cioccolato, l'ho fatto apposta. Però è cioccolato questo qui, mica, quelle sono cose salate, vedi, sono i popcorn, i crackers. Io stavo mangiando il cioccolato, non queste cose qui. Effettivamente lì non c'è cioccolato. Ci credo, me lo sono mangiato tutto. Dove sono Gizmo e Gizma? Sono spariti! Al piano di sopra non c'erano nel loro letto. Quindi devono essere... Possono essere stati loro! Possono essere stati loro a mangiare tutto! Questa notte! C'era scritto chiaramente di non dargli mai da mangiare dopo mezzanotte! Dobbiamo trovarli subito! Se hanno mangiato dopo mezzanotte potrebbe essere successo qualcosa di pericoloso! Dove possono essere? Quindi cerchiamoli! Gizmo! Dove sei? Gizmo! Merlino, tu hai visto qualcosa? Gizmo! Dove sei, Gizmo e Gizma? Dove siete? Forse qua dentro. Si sono nascosti dentro all'armadio? No. Forse hanno mangiato dopo mezzanotte e quindi sono scomparsi. Magari era quello il pericolo. Se mangiano dopo mezzanotte scompaiono. Potrebbe essere. Non lo so. Mi è venuta un'idea. Proverò ad attirare Gizmo e Gizma con i popcorn. Gizmo! Gizma, dove siete? Merlino, aiutami a cercarli! Dove sono? Dimmi dove sono! Tu probabilmente avrai visto tutto, vero? Ma sei solo interessato ai popcorn! Dimmi dove sono andati! Che c'è, Merlino? C'è qualcosa là dietro? Gizmo! Eccolo! Gizmo! Sta tremando! Che cosa è successo? Che cosa ti hanno fatto? Ma dov'è Gizma? Beh, per fortuna abbiamo ritrovato Gizmo. Ma ora ci manca l'altro gremlin da ritrovare. E se ha mangiato dopo mezzanotte potrebbe essere molto pericoloso. Gizma, dove sei? Gizma? Dove sei, Gizma? Esci fuori! Gizma! Dove sei, Gizma? Gizmo, perché non mi dici dove è andata? Dimmi dove si nasconde, sarà spaventatissima come te! Stai guardando l'armadio? Perché guarda l'armadio? Non mi sembra che ci sia niente dentro, Gizmo, è tutto buio! Continuiamo a cercare. Sì. Gizma! 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 Forse l'unico modo è fare una trappola. Ma mi sono dimenticata di dirvi, mi raccomando, lasciate un bel mi piace a questo video entro 5 secondi. 5, 4, 3, 2, 1, via! Tempo scaduto! E se non mi seguite ancora su Instagram andate a seguirmi, il nome è Anita Stories
E se volete seguitemi anche su TikTok, il nome è sempre Anita Story. Secondo voi dove si sarà nascosta Gizmo? Devo continuare a cercare. Sicuramente ai gremlin piace tantissimo mangiare, quindi potrebbe essere in cucina. Non ci avevo pensato, potrebbe essere in cucina. Andiamo a controllare subito. Ok, andiamo in cucina. Dai, magari sarà qua in cucina che ma... Hai sentito quel rumore? Sì, controllare. Era in salotto. Sì, andiamo. Guarda! L'armadio! L'armadio si è aperto da solo! A meno che non l'ha aperto Merlino! Merlino, hai aperto tu l'armadio? Che cosa stai guardando? Merlino, è come se stesse guardando qualcosa di invisibile. Un fantasma? Stai guardando un fantasma, Merlino? Merlino, hai aperto tu l'armadio? Com'è possibile che sia aperto da solo? Sto guardando da solo. Allora ho visto un fantasma. Ma non c'è niente! Hai visto Gizma? Controlliamo nell'armadio. Beh, se Gizma è appena uscita dall'armadio non sarà andata lontano, deve essere qua vicino. Non c'è niente qua. Mannaggia, Vitale! Dove sei? Vitale? Che cos'è quello? Merlino, hai visto anche tu? C'è qualcosa dietro al divano? No, non c'è niente, ma mi sembra di aver visto un orecchio che spuntava da qua. Sta succedendo qualcosa di strano. Forse è inutile continuare a cercare Gizma. Se vorrà, tornerà. Beh, prima o poi le verrà fame, quindi tornerà per forza, non è vero Gizmo? Gizmo è un po' strano. È tipo terrorizzato. Vabbè, ma dove è finito Vitale? Vitale! Forse è salito su. Vitale! Eccomi! Dove è finito? Mi sono spaventata! Ho preso la scatola per fare la trappola. Così lo possiamo prendere. Possiamo fare una sorta di trappola rifugio con la scatola, così possiamo riprenderlo e riprenderci cura di lui. Esatto, così okay. Magari sarà più tranquillo, no? Prepariamo la trappola. Ho un'idea, ci vuole assolutamente del cibo. Sì, sono d'accordo, ci vuole assolutamente del cibo. Eccoci qua nella nostra cameretta. Come possiamo fare per preparare questa trappola? Mettiamo il cibo dentro alla scatola, ma poi dobbiamo tenere la scatola aperta. Potremmo mettere un bastoncino. Ok, proviamo e speriamo che funzioni. Qua c'è ancora la ruota dell'ultima challenge. La challenge chi apre più regali vince, in cui abbiamo aperto tantissimi calendari dell'avvento. Se non l'avete vista, andate a vederla dopo questo video. Merlino! Metti il cibo, metti! Merlino vuole già mangiare il cibo della trappola. No, Merlino, non è per te, è per Gizma, è per il gremlin. Ho avuto un'idea. Per evitare che Gizma, il gremlin, rimanga dentro la scatola, magari noi non ce ne accorgiamo, metteremo questo pulsante, metteremo il cibo sopra, così quando Gizma prenderà il cibo, schiaccerà il pulsante, suonerà l'allarme e potremo prenderla subito. Che pensi di questa idea? È un'ottima idea, passami subito l'allarme. Mettiamo l'allarme qui. Speriamo che Merlino non mangi il cibo per il gremlin. No, passami il cibo. Sembra molto interessato. Merlino, non è per te. Mettiamo anche il cibo sopra l'allarme, così quando lo prenderà, suonerà. Speriamo che funzioni. E ricopriamo il tutto. Copriamo il tutto con questa semplice trappola. No, Merlino, no, questo non è per Merlino, te. Merlino, non è per non te. Non è per te. Dai, andiamo. Andiamo, Merlino, portiamo... vuole mangiare il tutto. Portiamo Merlino con noi. Ok, la trappola è pronta. Ora andiamo via da questa cameretta e speriamo che funzioni. Merlino! Speriamo. No, Merlino sta distruggendo la trappola. No, 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 Merlino! Non è per te questa. Andiamo, no, andiamo. Merlino, non distruggere la trappola. Andiamo, Merlino, andiamo. Dai. Ho io un metodo per distrarre Merlino. Questi croccantini a forma di osso. Merlino, Merlino. Guarda. No, ma Merlino. La trappola funziona. Almeno abbiamo testato che la trappola funziona. E l'ha testata Merlino. Anche se lui non è rimasto intrappolato, perché è più furbo. No, guarda che cos'ho qua. I tuoi biscottini preferiti. Seduto. Bravo. Vieni qua. Ok, tu aggiusta la trappola. Sì, la sistemo subito. Camera. Okay. Vieni, allora.
Adesso la risistemiamo. Allora, l'allarme è rimasto a posto. Lo risistemiamo poco poco così. E poi andiamo a chiudere il tutto così. Perfetto! Sistemato tutto. Andiamo. Speriamo solo che la trappola funzioni. Aspetterò qui pazientemente. Gizmo? Che cos'è quella cosa là sotto alla scatola? Provo ad alzare la scatola. Forse non è una buona idea, ma sono troppo curiosa. Gizma? Merlino, che faccio? Alzo la scatola? Apro la scatola? Forse non è una buona idea, ma devo scoprire se c'è Gizma qua dentro. Gizma? Sei tu? Ah!